Ho sete di voi. Parole di Gesù alla beata Alexandrina da Costa. Figlia mia, portavoce del cielo, meraviglia degli angeli, fascino di tutta la corte celeste, gioisci nella croce, gioisci nel martirio. Le anime vivono perché tu le fai vivere con le tue sofferenze. Le anime vivono perché per mezzo tuo viene comunicata a loro la vita divina. Tu vivi del dolore, vivi della croce, vivi di amore. Oh Gesù, di te che io vivo e io confido, ma per me, per quanto io sento, vi direi che non vivo, che non amo, ma che soffro. Sento che soffro, ma è un dolore. Che martirio il mio! Accettatelo per amore a voi. Accettatelo perché le anime vivano. Accettatelo perché venga la pace, perché regni la pace. Figlia mia, gli uomini non vogliono la pace. Gli uomini non vogliono il perdono. Gli uomini vogliono il loro godimento completo, il godimento di tutti i piaceri disordinati. È per questo, è questa la ragione per cui il mio divin cuore è ferito. Gesù, misericordia e perdono per la povera umanità. Io sono la vostra vittima. Chi è la beata Alexandrina da Costa? È una giovane ragazza con tanta strada davanti a lei, quando un episodio drammatico stravolge tutta la sua esistenza. Che cosa è successo? A 14 anni, salta da una finestra per salvare la sua purezza, sottraendosi a tre uomini malintenzionati. È sopravvissuta alla caduta? Sì, ma le conseguenze furono terribili, anche se non immediate. Fino a 19 anni poté ancora trascinarsi in chiesa. Tutta rattrappita, sostava volentieri, con grande meraviglia della gente. Poi la paralisi andò progredendo sempre di più, finché i dolori divennero orribili, le articolazioni persero i loro movimenti ed essa restò completamente paralizzata. Ha accettato questa sofferenza. Essa non smise di chiedere al Signore, mediante l'intercessione della Madonna, la grazia della guarigione, promettendo che, se fosse guarita, sarebbe andata missionaria. Ma, appena capì che la sofferenza era la sua vocazione, l'abbracciò con prontezza. Com'è riuscita a sopportare una sofferenza così grande? Perché era molto unita con il Signore Gesù. Il suo programma di vita spirituale è amare, soffrire e riparare. Da allora cominciò la prima missione, essere come la lampada del tabernacolo. Passava le sue notti come pellegrinando di tabernacolo in tabernacolo. In ogni messa si offriva all'Eterno Padre come vittima per i peccatori, insieme a Gesù e secondo le sue intenzioni. Dal 27 marzo 1942 alla sua morte, per 13 anni e mezzo, non ingerì più alcuna bevanda né alimento, all'infuori della comunione quotidiana. Questo fatto inspiegabile fu verificato scientificamente da diversi medici, a volte anche in maniera umiliante per Alessandrina.